Salve a tutti, friends, dal vostro Super Corri. Eccoci qua, ragazzi, già sto sudato. Siamo praticamente nella mia soffitta e lo studio è posto proprio nel punto più caldo della casa, quindi. Però di positivo c'è, cioè, che mentre facciamo i video facciamo anche la sauna gratuitamente. Allora, raga, video parlato di oggi molto bello, seguitelo fino alla fine se volete sapere tante chicche e tante news. Però prima di partire, permettetemi di ringraziare l'amico Ario Di Rienzo, collega youtuber, che ieri ha realizzato un video dove ha parlato di noi in maniera molto positiva, ci ha fatto una bella pubblicità, ma soprattutto ha espresso parole personali di elogio nei miei confronti. E questo mi fa molto piacere, perché quando un collega youtuber esprime in maniera così, diciamo, sincera, parole così belle, fa veramente piacere. Io, raga, ve lo consiglio il canale di Ario Di Rienzo su YouTube, perché è veramente una persona che, oltre a essere bravo nel gioco, quindi è molto bravo nel racing game, è anche una persona che crea come me contenuti utili a tanti di voi che possono avere un problema, possono voler saperne di più su un determinato argomento. Quindi ve lo consiglio, è bravo, è una persona umile, che più umile di lui non si può, quindi secondo me veramente ne vale tanto la pena. Andatela a seguire, consigliatissimo da Super Corris. Io chiaramente non posso fare video, lui ha fatto un video dove parlava di tutti gli youtuber che segue e ci siamo anche noi. Il problema è che io non seguo nessuno. Quando ho qualche minuto seguo lui, come quando abbiamo seguito Mapo, perché purtroppo, raga, dalla mattina alla sera è un continuo studiare, fare video, creare, fare, disfare, quindi non sto mai fermo e mi risulta difficile seguire anche video di 20 minuti. Però, come questa mattina mi sono svegliato, bello, mi sono visto un bel pezzo della sua live su Flight Simulator, uno dei giochi che amo di più, e quindi mi ha fatto veramente molto piacere. Detto questo, raga, come al solito iscrivetevi al canale, se non l'avete fatto lasciate un like, seguitemi su tutti i miei social, seguitemi sul canale ufficiale Supercorris84 di Telegram per avere le news in anteprima, e sul canale ufficiale Supercorris offerte Amazon di Telegram per avere le migliori offerte di Amazon nell'ambito tecnologico videoludico tutti i giorni. Detto ciò, raga, partiamo con il topic di oggi. Allora, io credo che, ma penso tutti, sono in pochi quelli che hanno un canale YouTube e non mirano sempre a un continuo miglioramento del canale e di quello che si porta nel canale. Probabilmente io sono uno di quelli che questa voglia di fare sempre di più c'era radicata dentro. Io sono sempre stato un tipo che faccio uno, voglio fare già due, faccio due, già penso a fare tre. L'avete visto in un anno fa noi giocavamo contro un termosifone, con un banchetto che correva a destra e a sinistra, con Lori Apex, PlayStation 4 base. Dopo un anno, grazie a Dio, comunque c'è uno studio, ci sono due console, non una, due volanti, c'è uno studio applicato apposta, e quindi penso che l'evoluzione c'è stata. Ora, qual è il discorso? Per crescere il canale, e io sono sempre sincero su queste cose, non vi devo fare il fenomeno oppure dire no, ma vabbè, ma io c'ho i soldi qua là. No, raga, io voglio che questo canale si sostenga con le sue forze, lo sta già facendo, però per fare degli upgrade bisogna fare ancora di più. Vi ho già detto, per me il miglioramento è continuo. Chi mi segue sa che negli obiettivi futuri c'è di prendere una postazione racing, che per me è fondamentale, in quanto per giocare bene con i videogiochi di auto bisogna avere la postazione. Una sedia gaming va bene, ma si muove, ha tante implicazioni in meno. Avere una postazione è diverso, sicuramente, quindi arriverà prima o poi la postazione. Vi ho già parlato del mio futuro upgrade di volante, che non è una cosa imminente. Io desidero avere un bel T300 della Thrustmaster, e il coronamento di tutto un sogno sarà quando avrò la Corona SF1000, quindi potrò giocare con un volante uguale a quello che hanno i piloti di Formula 1. Quella è la realizzazione di un sogno in generale. Sapete che c'è bisogno di una telecamera più potente per fare video anche come questi, di un microfono più potente, faccio tutto con le cuffie, bisogna implementare. Però, raga, tutto c'è una priorità, quindi quando mi scrivete ma la telecamera è poco potente, sì, raga, ma sti cazzi, all'atto pratico lo so anch'io che una telecamera più potente renderebbe il canale più professionale, anche più bello da vedere un video. Però all'atto pratico, se il contenuto poi è vuoto, posso avere le telecamere più potenti del mondo, ma dove vado a finire? Dove vado a parare? Quindi accontentatevi di avere intanto contenuti di qualità all'interno di un video. Poi il potenziamento delle telecamere e dei microfoni arriverà.
spezzo una piccola lancia perché io come Ario, vedo Mapo, vedo anche Resin Mask che un altro ragazzo che fa video belli. La cosa che mi fa sorridere è che noi siamo probabilmente quelli che hanno l'attrezzatura inferiore. Non perché non sia meritato, io auguro agli altri, gente come Ario, di avere fra 5 anni, non l'attrezzatura, di tutto e di più in ambito positivo, sia chiaro. Mi fa sorridere perché io sono partito veramente col minimo indispensabile e ora se andiamo a vedere manca tanto ancora a questo canale per arrivare al livello dove io lo voglio portare, di massima professionalità. Però ragazzi, nel nostro piccolo riusciamo a compensare un po' tutto con la passione e l'impegno. Quindi io vedo youtuber di tutte le fasce di seguito che partono, anche youtuber che partono da zero con migliaia di euro spesi per partire con le attrezzature iperpirotecniche. E poi l'atto pratico manca il contenuto. Quindi io penso che sia meglio privilegiare prima i contenuti e poi il fatto di acquistare un'attrezzatura. Detto ciò, per quanto mi riguarda, il discorso è semplicissimo, raga. A me non piacciono le console war. Non mi sono mai interessate, non me ne è mai fregato niente. Forse quando andavo a scuola sì, ora non più. Per completezza del canale, giocare su console Sony, che sono le mie preferite, perché ho sempre giocato su di loro, se devo sceglierne una prendo sicuramente una console Sony, è la priorità. Però è chiaro che andando avanti è il mio voler essere completo, è il fatto che il pubblico si sta allargando. Io sono convinto che portare sul mio canale una console Microsoft sarebbe la scelta migliore. Perché questo? Perché ti dà la possibilità di aprire nuovi mondi che adesso non possiamo esplorare. Allora, il discorso qual è, raga? Semplicemente parlando, sto valutando l'idea di prendere una Xbox. Tra le mille opzioni uno potrebbe anche scegliere un Xbox One, spendere il minimo indispensabile e portare una console del genere per poter giocare comunque con tanti titoli. Però raga, all'atto pratico non è la scelta migliore per me, perché io comunque non voglio partire da un livello così arretrato. Nel senso, siamo nel 2021, bisogna partire comunque da un livello più alto. Come vi ripeto, la console war non mi interessa. Faccio una premessa volante: io per ora non ho intenzione di giocare su PC, perché innanzitutto l'acquisto è proibitivo per le prestazioni che voglio proporre io. Seconda cosa, raga, non ho proprio il tempo. Un PC richiede un lavoro completamente diverso. Giocare su console ti permette, registri il video, lo passi sulla chiavetta al telefonino, lo monti, lo editi e lo fai partire. Per come io in questo momento intendo il canale, ovvero 3 video al giorno e un impegno così forte, ho bisogno di fare le cose più velocemente possibile. Cosa meglio di una console ti permette di fare questo? Ciò non toglie che in futuro, se il canale continua a crescere come stiamo crescendo, diventa un qualcosa sempre più di professionale, anche io mi troverò costretto comunque prima o poi a passare su PC. Nulla togliendo che le console ci saranno sempre, per avere e fare un lavoro diverso e avere anche un ventaglio di giochi che su console non ci sono. Però raga, adesso a me mi serve la console più immediata, migliore. Bisogna fare puntare su qualcosa di istantaneo. Già vi premetto, per me Xbox Series X sarebbe stata la soluzione migliore, ma punto 1 non si trova, punto 2 costa troppo. Quindi all'atto pratico bisogna ripiegare sulla Series S, perché è già una console next gen, si distacca comunque dalle console One X della vecchia generazione. Per quanto non proponga le prestazioni di Series X, ti permette di giocare su tutti i giochi nuovi con caratteristiche comunque accettabili. Allora raga, perché ho scelto e voglio prendere Series S? Voglio prendere questa console per il semplice motivo che innanzitutto mi darà la possibilità di portare tutti i video e tutti i giochi esclusivi Microsoft che ora non stiamo portando. Forza Motorsport, Forza Horizon, Flight Simulator, solo per citarvene 3. Quindi aver accesso, spendendo poco più di 200 euro di console, a questi titoli è qualcosa di fantastico, perché mi dà la possibilità di giocare e divertirmi con giochi che non ci sono sul canale adesso e che secondo me farebbero molto la differenza per crescere ancora ulteriormente, perché andremo a prendere quella cerchia di persone che ci seguirebbero ancora di più. Quindi partiamo da questo presupposto. Vogliamo parlare poi di Ario, di Mapo, di tutti questi ragazzi che giocano. Che io l'ho sempre detto, c'è una percentuale di gioco multiplayer più su console Sony, però all'atto pratico avete visto che bei gruppi che si sono creati su Xbox. Raga, noi la sera facciamo le lobby, ieri sera dovevamo giocare in 6-7 persone a Formula 1.
crei la lobby, mandi gli inviti, nessuno entra, quello non ci sta, quello c'è problemi, cioè per farvi capire, ma cioè vi rendete conto? Invece là sono persone serie, si mettono là. Avete visto che ora chiaramente si stanno fermando un po' tutti perché è estate, giusto così. Sono sempre tanti, giocano, si divertono, hanno fatto un gruppo bellissimo, c'è un clima fantastico, cioè a me queste cose mi fanno venire veramente voglia, perché invece di fare le serate da solo a giocare come un pirla a Formula 1 2021 da solo, quanto cazzo sarebbe bello giocare altri giochi con tutta questa gente che gioca e si diverte. Quindi, secondo punto a favore, da pazzi. Terzo punto a favore, Game Pass, cioè con un abbonamento di una decina di euro al mese avrete a disposizione gratuitamente, perché li scaricate e basta, quasi tutti i giochi più importanti. Quindi avete visto che Forza Horizon esce e già è nel Game Pass, come Flight Simulator. Cioè raga, è qualcosa di eccezionale, perché? Perché vi dà la possibilità senza dover stare sempre a comprare i giochi, di giocare a tanti titoli. Quindi la prima cosa che farò sicuramente sarà l'abbonamento Game Pass. È molto buono, è importante e è un'altra delle attrattive più importanti per me per passare anche a Xbox. Ci sono anche dei punti contro, che però non vanno a inficiare il fatto che io l'Xbox me la comprerò. E se aspettate, a fine video vi dirò anche quando arriverà. Allora, ragazzi, il primo punto contro è sicuramente le prestazioni di Series S. Sicuramente è un compromesso. Series S non è una Series X, è abbastanza meno potente, ha delle problematiche di far girare i giochi come Series X, però il tutto è compensato comunque dalla presenza del ray tracing, il tutto è compensato comunque dal fatto che è una console che comunque ti porta un'esperienza migliore delle old gen. Quindi ragazzi, rinunciamo a qualche cosa dal punto di vista prestazionale, però giochiamo, però perlomeno giochiamo in una qualità migliore che se comprassi una console di vecchia generazione. Quindi le prestazioni sicuramente non sono le stesse, però sono prestazioni di tutto rispetto. Secondo punto a sfavore è la memoria di Series S. Non ha una memoria enorme, quindi quando mettete voi 5-6 giochi di grande spessore, praticamente l'avete riempita. Poco male, dico, perché comunque a me l'importante, una volta ci abbiamo messo i vari Forza, Flight Simulator, i giochi più importanti, raga, che voglio portare continuativamente sul canale, il resto, amen, che possiamo fare? Chiaramente vediamo se ci usciranno delle memorie aggiuntive in futuro da poter ampliare, però raga, per ora ce lo facciamo andare bene così, eh. Non ci lamentiamo. Terzo punto a sfavore è sicuramente il fatto di un volante. Purtroppo noi non abbiamo volanti compatibili Xbox e quindi dovrei prendere al rimorchio della console un volante. Anche qui trovo una soluzione dicendovi che alla fin fine si può trovare qualche offerta o nell'ambito usato, oppure magari arriva il Black Friday, poi a novembre si cerca di trovare una soluzione, perché il volante è sicuramente fondamentale. Fino a quando si gioca su Forza Horizon, su Flight Simulator, ci si può soprassedere a questa cosa, però dopo se si inizia a giocare, giochi e fare il multiplayer la sera è tosta. Quindi ci sarà bisogno di comprare un altro volante specifico per Xbox, e vedete che anche lo spazio, neanche sia tutto questo spazio, quindi. Però troveremo il modo di farlo. Detto ciò, raga, per finire questo video vi dico, quando arriverà questa console? Non posso dare date certe perché dopo dico minchiate e sono il primo a deludersi con me stesso quando poi evado una data. Sicuramente per me la Xbox Series S deve provare ad arrivare prima di novembre, all'uscita di Forza Horizon 5. È l'obiettivo primario. Ho messo da parte anche la postazione, ho messo da parte tutte le altre cose che avrei voluto acquistare. Voglio prendere una Series S per quella data, quindi parliamo di ottobre-novembre, perché mi permetterà di giocare con i titoli migliori all'uscita. Secondo me Forza Horizon 5 dopo Formula 1 2021 è il gioco più seguito e più aspettato da tutti. Quindi questo è l'obiettivo, raga, averlo entro inizio novembre. Spero di riuscirci, fatemi sapere che ne pensate voi. Non voglio sentire le console war perché non me ne frega niente, a me non mi piace, pipipi, raga, sono scelte mie. Invece fatemi commenti costruttivi, tipo voi dite quello che pensate, se è una scelta intelligente, sbagliata, se è giusto puntare su questo tipo di scelte. Fatemelo sapere, ragazzi, vi do appuntamento ai prossimi video, il vostro Supercore. Ciao agli occhi.